Ho pensato questa sera di condividere con voi qualche suggestione che nasce dalla regola di San Francesco. L'occasione sono gli 800 anni, ma vorrei partire da una considerazione che credo sia assolutamente importante dire ad alta voce, perché tutti noi andiamo alla ricerca nella vita di una ricetta, qualcosa che ci possa insegnare ad essere felici. Chi ci spiega ad essere felici? C'è un modo, c'è una tecnica, oserei dire, c'è una regola per essere felici? E quindi quando noi immaginiamo la regola, la immaginiamo come una serie di indicazioni che, se applicate, sicuramente producono un effetto. Sappiamo per certo però che questa non è la verità, questa è una menzogna. E ce lo rivela una pagina del Vangelo famosissima, che è la pagina dell'incontro di Gesù con un giovane, il giovane ricco. Voi sapete che questo ragazzo va da Gesù a elemosinare la felicità. Lo chiede con un atteggiamento supplicante: maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Che cosa si fa per essere felici? La domanda è seria che questo giovane pone a Gesù. E Gesù sembra liquidare questo ragazzo, la richiesta di questo ragazzo, dicendo: hai i comandamenti, seguimi. E i comandamenti effettivamente sono una strada, sono un modo che noi abbiamo di fare il nostro possibile, di fare la nostra parte. Tutte le volte che mi capita di commentare questa pagina del Vangelo, devo sempre dire che apparentemente sembra che Gesù si disinteressi di questo ragazzo, perché è abituato ad avere persone che gli domandano come si fa ad essere felici, gli domandano la vita eterna, ma tutte le persone che incontrano Gesù molto spesso non sono disposte a fare il loro possibile. Perché il Signore può mettere il pezzo mancante, ma ci deve essere anche la parte nostra, il nostro possibile. A noi non piace mettere il nostro possibile, fare la nostra parte. I comandamenti sono la nostra parte, il possibile che noi mettiamo sul tavolo. Vorremmo che Dio ci rendesse felici senza il nostro possibile, ma un Dio che ci rende felici senza che noi partecipiamo con la nostra libertà è un Dio inventato, è il Dio mago, non il Dio di Gesù Cristo. Leggere tutto il Vangelo significa capire che Gesù, anche quando opera dei miracoli, e dei miracoli impossibili, parte sempre da qualcosa di molto concreto, non parte mai dal nulla. Parte da una preghiera, da una professione di fede, anche da una professione di fede zoppicante. Vi ricordate le parole di quel padre disperato che va da lui dicendo: mio figlio è posseduto da un demonio che lo fa buttare nel fuoco, fin da quando era piccolo soffre di tutto questo, se tu puoi qualcosa aiutaci. E Gesù guarda quest'uomo e gli dice: se tu puoi qualcosa, tu, tutto è possibile per coloro che credono. E questo papà, con una sincerità disarmante, dice, cerco di parafrasare il Vangelo, non lo so se ci credo, io non lo so se ci credo, aiutami a credere, credo, aiutami nella mia incredulità. Bellissimo, Gesù guarirà quel ragazzo a partire da una zoppicante professione di fede di un uomo che così sinceramente dice: non lo so nemmeno se io ci credo. E quando deve sfamare le folle che c'ha davanti a sé, non ha paura Gesù di prendere la merenda di un ragazzo per poterla moltiplicare e sfamare tutti gli altri. Il possibile. La vita cristiana diventa un miracolo quando noi cominciamo a fare il nostro possibile, quando noi facciamo tutto quanto il nostro possibile. Ma la domanda seria che dobbiamo porci, dopo che abbiamo fatto tutto il nostro possibile ci rende felici? La risposta è no. Infatti questo ragazzo spiazza Gesù, perché dice a Gesù: quello che tu mi domandi io lo faccio da quando ero bambino, è da quando sono piccolo che io faccio il mio possibile.
È da quando sono piccolo che io seguo una regola, seguo dei comandamenti. Allora Gesù dice, bene, ti manca solo una cosa, vai a casa, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi seguimi. La richiesta di Gesù è di una radicalità immensa. In realtà gli sta domandando di rischiare qualcosa, gli sta domandando di fidarsi di lui. Sì, perché fin tanto noi siamo convinti che basta una tecnica per essere felici, rimarremo sempre a bocca asciutta. Si è felici quando si impara a fare il proprio possibile, ma poi alla fine ci si fida del Signore, si rischia qualcosa per il Signore, si lascia spazio all'azione del Signore. Quindi vi prego, quando noi pensiamo alla regola di San Francesco, non dobbiamo pensarla come una ricetta, come una tecnica che se la seguiamo alla lettera sicuramente tutto questo ci renderà felici. Non è assolutamente questo, perché la regola non è una tecnica, la regola è una risposta di amore che Francesco elabora lottando con se stesso e lottando con il Vangelo. Sarebbe bello raccontarvi tra tutti i fioretti di San Francesco che una notte Francesco si addormenta e un angelo del Signore va e gli detta la regola e lui la scrive così comodamente. Invece questa regola nasce da una lotta sua, personale. Come si fa a tradurre l'amore? Come si fa a tradurre il comandamento dell'amore? Chi mi ama segue i miei comandamenti. Lo stiamo ascoltando in questi giorni nel Vangelo. Ma come si fa a tradurre l'amore? Come si fa a tradurre l'amore in vita? E mentre lui pensa a che cosa scrive, in realtà copia il Vangelo, lo ricopia. Come può interpretare una cosa che già è chiara per lui? Non è fraintendibile per lui il Vangelo. Gli altri non lo capiscono. Non capiscono tutte queste citazioni messe una dopo l'altra. In che maniera noi dovremmo vivere la nostra vita? Ma prendendo sul serio quel Vangelo. E poi viene asciugata questa regola fino a diventare il testo che noi conosciamo. Ma è come la reliquia di una lotta, è come il frutto maturo di un uomo che ha partorito delle parole che non sono una ricetta magica, ma rimangono una bussola, una direzione da prendere, che non si sostituiscono al viaggio che ognuno fa quando prende sul serio queste parole. Da che cosa ce ne accorgiamo che questa regola è una regola che viene da un'ispirazione, dall'alto? Perché chi vive questa regola non la vive perché ha deciso e basta, ma perché il Signore gliel'ha ispirato. Ha ispirato nel cuore quella persona di vivere secondo quella strada, secondo quelle indicazioni. E quando una persona vive perché il Signore glielo ha ispirato, sperimenta nella propria vita una roba che Francesco chiama letizia. E tutti noi pensiamo che la gioia, che la letizia, sia qualcosa che avviene quando tutto è pacificato dentro la nostra vita. Ma Francesco ci insegna che la letizia che viene dal cielo, che la gioia che viene dal cielo, si manifesta invece quando c'è la tempesta, non quando tutto va bene. Perché chi prende sul serio il Vangelo comincia a lottare contro se stesso, contro il proprio io. Deve morire a se stesso, deve morire al proprio egoismo, e morire non è una cosa bella. Eppure più tu lotti con te stesso per morire, più tu fai questa fatica, più dentro di te cresce la gioia, la pace. Voglio farvi un esempio molto laico e apparentemente lontano da quello che è il testo di Francesco. Quando due persone si amano, una delle caratteristiche dell'amore è l'esclusività. Che cos'è l'esclusività? La fedeltà a qualcuno. Dire che quella persona da quel momento in poi è unica, unica nella tua vita, unica al mondo. Non è una tra le tante altre persone, è così unica che tu leghi la tua vita, il bene,
in maniera fedele a quella persona. Ora, se tu rimani fedele a una persona che non ami, tu vivi la fedeltà come un sacrificio, e quel sacrificio produce dentro la tua vita frustrazione. Se tu invece ami una persona, vivi la fedeltà sì come una fatica, perché è faticoso essere fedeli, non è una passeggiata. Ma in quella fatica, se tu ami, sperimenti la gioia, sei felice di fare il sacrificio di essere fedele a una persona. Quindi, amici, l'affare non è fare un sacrificio, ma è la gioia che è nascosta dietro una fatica che noi facciamo. Ma se tutta la nostra testa, se tutto il nostro impegno è semplicemente nel stare a delle regole e vivere dei sacrifici che queste regole mettono dentro la nostra vita, non abbiamo capito nulla. L'amore fa la differenza. Il motivo vero per cui tu stai dentro quelle regole, per cui tu vivi quelle indicazioni. Le persone che si privano di qualcosa si privano perché hanno un contraccambio più grande delle cose che lasciano. Perché se si privano di qualcosa e basta, questo è masochismo. Ora, ognuna delle nostre vite incrocia l'amore di Dio in un dettaglio, in una situazione molto concreta. Tutte le nostre vite hanno bisogno di una regola. Tutte le nostre vite hanno bisogno di qualcosa che renda visibile l'amore. Quando noi celebriamo questo testo di Francesco, in realtà dovremmo domandarci in che maniera, che cosa c'è dentro la nostra vita di questo testo. Che cosa c'è dentro la nostra vita che possiamo definire un'indicazione, un orientamento, qualcosa che possa aiutarci a sprigionare gioia, a vivere la gioia, a vivere la letizia. Ecco, questa premessa in realtà a me serviva per poter sottolineare alcuni aspetti, tra cui il nucleo fondamentale sarà certamente quello dell'umiltà. Ma le parole chiave di Francesco in realtà sono parole che ci spaventano, parole a cui noi non siamo abituati. Cioè, siamo abituati ad ascoltare queste parole e ad ammirarle, ma quasi mai a prenderle sul serio e ad applicarle dentro la nostra vita. Ad esempio, Francesco nella regola dice che i frati devono vivere nella Chiesa. E non è un'indicazione qualunque. Cioè, ognuno di noi deve capire che per poter essere fedele a quello che sta vivendo dentro la propria esistenza, ha bisogno sempre di qualcuno che lo custodisca. Due persone che si amano e che fanno una famiglia devono riconoscere che per reggere come famiglia devono stare dentro un circuito di rapporti che le aiuti ad essere famiglia. Perché se sono famiglia da soli, a un certo punto diventa molto faticoso continuare ad andare avanti, a stare insieme, senza avere l'aiuto di qualcuno. Se io mi fidassi soltanto della mia buona volontà e della mia preparazione per essere prete, dovrei cadere ogni 10 minuti. Ma io sono nella Chiesa, sono in un circuito di rapporti che mi aiuta ad essere prete. Senza il popolo di Dio io non potrei essere prete e non potrei farmi santo nel sacerdozio. Ognuno di noi, qualunque cosa faccia dentro la propria vita, ha sempre bisogno di qualcuno che lo custodisca, un circuito di relazioni che mi salvano la vita. Questa è la Chiesa. Troppo spesso noi abbiamo un'idea di Chiesa alta, lontana, giuridica, abbiamo un'idea di Chiesa monumento, pietre, e non ci rendiamo conto che il Signore ci ha donato la Chiesa perché a tutti noi ha dato un circuito di relazioni che possono salvarci. E lo sapete chi ci ha insegnato questo? Non Francesco d'Assisi, Gesù. Perché non ci lasciamo impressionare, ad esempio, dal fatto che Gesù si fa bisognoso di amici? Betania è per Gesù una casa di amici. Marta, Maria e Lazzaro, vi ricordate? Nel circuito dei discepoli ci sono 3 persone con cui Gesù intesse una relazione più profonda.
Il Vangelo li chiama i suoi, Pietro, Giacomo e Giovanni. Se il Figlio di Dio si fa bisognoso di relazioni per poter compiere la sua opera, se il Figlio di Dio per entrare nel Getsemani si porta Pietro, Giacomo e Giovanni, se il Figlio di Dio per vivere le cose più importanti della sua vita lo fa lasciando che gli altri possano aiutarlo in tutto questo, ma chi siamo noi per dire che non abbiamo bisogno di nessuno? Ma capite che questo è contro tutta la mentalità del mondo, perché il mondo di oggi ci insegna il self-made, farsi da soli. E noi possiamo metterci a vedere delle serie televisive di persone che si sono fatte da soli, che ce l'hanno fatta da soli nella vita, e continuare a pensare, quella sì che è una persona felice, che non ha bisogno di nessuno perché si è fatto da solo. È la catechesi del demonio. Il demonio ci provoca costantemente su questa vanità. Fatti da solo, costruisciti da solo, non hai bisogno degli altri. Non hai bisogno di tuo padre e di tua madre, perché sono peccatori, sono fallibili, sono persone che hanno sbagliato anche. Come fai a fidarti di tuo padre e di tua madre? Voi sapete che una delle cose che blocca la nostra vita è l'incapacità di perdonare la nostra famiglia. Sapete che cosa dovremmo perdonare alla nostra famiglia? Che sono umani, che sono creature, che hanno dei limiti. Tu non hai bisogno di amici. Tutte le volte che hai costruito un'amicizia qualcuno ti ha tradito. Allora non devi costruire amicizia più con nessuno. Usa le persone. Questo ci dice il mondo. Tu non hai bisogno di amare. Hai bisogno di qualcuno che riempia la tua solitudine quando lo dici tu. È la menzogna del mondo. Gesù ci insegna che le relazioni ci salvano la vita e noi viviamo senza le relazioni. Francesco dice che i frati hanno bisogno di stare nella Chiesa e che la fraternità altro non è che l'espressione di un circuito di relazioni che mi salvano la vita. Ma non si è in vita fraterna perché si vive semplicemente nello stesso posto. La convivenza non ci rende fratelli. Vivere nella stessa casa, dice, vabbè, siamo marito e moglie, quindi è sicuro che ci vogliamo bene perché viviamo nella stessa casa. No, non funziona in questo modo. Non basta stare nello stesso posto per dire che c'è un legame che mi salva la vita. Io decido di voler bene a qualcuno, decido di non chiudermi, decido di aprirmi all'altro, decido di far entrare gli altri dentro la mia vita. La fraternità altro non è che la Chiesa, ed è una Chiesa che ci salva la vita. Ora, sarebbe bello se ciascuno di noi, tornando a casa questa sera, potesse dare il nome alla sua Chiesa. Ditemi i nomi. Chi sono Pietro, Giacomo e Giovanni dentro la vostra vita? Chi sono Marta, Maria e Lazzaro? Chi sono le persone affidabili? Avete anche voi un'Elisabetta come ce l'aveva Maria? Avete anche voi un Aronne come ce l'aveva Mosè? Tutta la Bibbia è una storia di rapporti che possono vivere e salvarsi perché quei rapporti li aiutano a salvarsi. E quindi non si può pensare alla nostra vita cristiana e prendere sul serio l'amore di Dio senza prendere sul serio la Chiesa. E nella nostra epoca, che è un'epoca individualista, anche chi viene in chiesa molto spesso ci viene con uno spirito individualista. Volete un'espressione tipica di un individualista? Io vado in chiesa per pregare perché questo mi fa star bene. Quindi attenzione, tu stai andando in chiesa per pregare perché stai cercando benessere. E voi mi direte, che cosa c'è di male? Che bello, no? Una persona viene in chiesa, prega e si sente meglio. Guardate che noi veniamo in chiesa per incontrare qualcuno, non per sentirci meglio. A volte ci sentiamo meglio, altre volte no, ma non è la cosa più importante il benessere. Se la preghiera è finalizzata al benessere, capite che vanno di moda scuole di preghiera
che altro non sono che tecniche di meditazione, di riflessione, di autorilassamento, ma non è la preghiera cristiana, perché la preghiera cristiana è prendere sul serio qualcuno, anche quando quel qualcuno ti sembra che non c'è. Vi è mai capitato di entrare in chiesa, di mettervi davanti al Santissimo e di non sentire nulla? Bene, quella è una straordinaria preghiera. Non è il benessere, è la relazione. Un'altra parola che ci insegna Francesco, la povertà. Che cos'è la povertà? La povertà è smettere di confidare nelle cose, è smettere di confidare in qualcosa che dovrebbe salvarmi la vita, procurarmi da solo la salvezza. Una delle cose più difficili nella vita non è amare, è lasciarsi amare. È una delle cose più difficili della vita, è mollare la presa. È lasciare che qualcuno possa avere cura di te. È come trovarsi sopra un grande grattacielo e c'è uno sotto che dice: io posso prenderti. E tu non ti butti perché dici: se non mi prende? E se sposta il materasso? E se non prendono bene le misure? E quindi tu dici: sì, mi fido, ma nel frattempo mi metto una corda, mi lego. La povertà ci toglie la serenità, non perché le cose sono una cosa brutta, perché anche le cose che ci sono dentro la nostra vita sono opera di Dio. Sapete perché la povertà è un affare? Perché chi si educa alla povertà praticamente sta educando la propria vita a non vivere più di possesso delle cose. Se io avrò questa cosa sarò sicuro, e se ti viene tolta? Lascia che qualcuno abbia cura di te, lascia che qualcuno possa provvedere a te. Non è l'ingenuità di uno che dice: ma sì, abbandono tutto, tanto alla fine qualcuno mi aiuterà. No, è Dio che ti aiuta e non ti lascia. E nella misura in cui tu ti fidi di Lui, Lui ha cura di te. Ma tu ci credi in questo? Perché devi credere che questo Dio è vivo, è vero, per poter lasciare tutto. Liberarci dal possesso. Quanto dipendiamo dalle cose noi. Ma credo che forse la cosa più geniale, e arriviamo al cuore un po' del messaggio di Francesco che troviamo anche nella regola, è quella di vivere la nostra vita mettendo al centro l'umiltà. L'umiltà è una parola straordinaria e bella quanto fraintesa. Ognuno di noi ha un'idea di umiltà che forse non corrisponde a quella di Gesù, a quella del Vangelo. Abbiamo un'idea di umiltà che forse non è l'umiltà cristiana. Ad esempio, molti di noi pensano che gli umili sono quelli che si svalutano. No, quelli sono i frustrati, non sono gli umili. Gli umili non sono persone che si svalutano. Ma chi è l'umile? L'umile è uno che ha la pazienza di essere se stesso. Questo è l'umile. Ha la pazienza di essere solo se stesso. Ma guardate che per fare questo devono accadere due cose fondamentalmente. Per avere la pazienza di essere solo ciò che sono, io mi devo riconciliare con me. Perché se io non mi riconcilio con me, io passo la vita in lotta con me, perché non mi accetto. Perché non accetto che sono così, che sono in quel modo. Io non ho pazienza con me stesso, perché non sono quello che mi sono immaginato che dovrei essere. Ci siamo creata di noi un'immagine e molto spesso la nostra realtà è distante da questa immagine. Non siamo umili perché in realtà noi non abbiamo fatto pace con noi stessi. Chi ha incontrato Dio come Francesco è umile perché ha fatto pace con sé. E da dove nasce questa riconciliazione? Dal fatto che c'è qualcuno che ti ha amato così come sei e proprio per questo ti ha convinto che è bello essere così come sei, che non sei sbagliato, che non sei sbagliato. È l'esperienza della misericordia
di chi allunga la mano e ci tocca nella nostra miseria. È l'esperienza di chi ha il coraggio di abbracciarci quando noi ci percepiamo lebbrosi. Se io penso di essere lebbroso, praticamente io penso di essere malato, indegno. Nessuno si deve avvicinare a me. E passo la vita a nascondermi, a fingere, ad indossare maschere. Non si può essere umili finché si indossano delle maschere. Ho bisogno che ci sia un amore che mi smascheri, un amore che mi tocchi per ciò che sono. Quando l'amore di Dio entra dentro la nostra vita, il primo effetto di questo amore di Dio è che noi non abbiamo più bisogno di fingere, non abbiamo più bisogno di indossare maschere. Se dovessimo usare la radicalità di Francesco e anche gli eccessi, la vita di Francesco è eccessiva, perché in questa maniera penso che rimane impressa a tutti coloro che la incrociano. Posso permettermi di togliere i vestiti di dosso, perché ho fatto pace con me, con la mia nudità. Nudo e crudo, questo sono io. Non ho più bisogno di mettere a credere nulla agli altri. Le logiche dell'apparenza non sono logiche dei vanitosi, sono le logiche di disperati che tentano con tutto se stessi di convincere gli altri che in fin dei conti siamo degni di amore, vedi? Si può essere umili solo se si ha la pazienza di essere semplicemente se stessi. E che cos'era Francesco? Questo, se stesso. Questa è la parte da imitare di Francesco. Francesco è straordinario perché è stato se stesso. Noi possiamo essere come Francesco, non se diventiamo Francesco, ma se ognuno di noi diventa se stesso, come ha fatto Francesco. Fare pace con se stessi è la base dell'umiltà. La seconda cosa, si è umili quando ci si disintossica dal giudizio degli altri. Noi dipendiamo troppo da quello che gli altri pensano di noi. Troppo. Prima cominciamo a dipendere dallo sguardo di chi vive in casa con noi, poi più o meno verso l'adolescenza tentiamo anche in maniera polemica di rompere con queste persone, con lo sguardo di queste persone, lo percepiamo noi in questo modo, e cominciamo a dipendere dallo sguardo dei nostri amici, delle persone che ci abbiamo intorno, poi dallo sguardo dei nostri colleghi, poi dallo sguardo delle persone che frequentiamo. Non siamo mai noi stessi, perché cerchiamo di essere sempre come gli altri vogliono, che noi dovremmo essere in quello, in quello, in quell'altro modo. La nostra vita è condizionata molto spesso dal giudizio degli altri, da quello che gli altri pensano di noi. Se c'è una cosa che ci fa soffrire, non è uno che ci dà una coltellata, ma uno che ci dice un giudizio negativo su di noi, che qualcuno ha detto. Questo ci fa più soffrire di una coltellata. Perché molto spesso per noi è insopportabile che qualcuno possa pensare cose brutte di noi. Ci sentiamo feriti. L'umile è uno che sa reggere i giudizi degli altri, non dipende più da essi, li sa incassare, sa sorridere. Ma guardate che più noi siamo permalosi rispetto alla nostra vita, alla nostra immagine, più significa che non siamo umili. E più significa che noi non siamo ancora riconciliati con noi stessi. L'amore di Dio non ha ancora pacificato noi stessi. Di che cosa è preoccupato Francesco? Di un unico giudizio, quello di Dio. E basta. E voi sapete che Dio non guarda l'apparenza, non guarda la marca che indossiamo addosso, non guarda le parole che ripetiamo. Dio guarda una parte di noi che nessuno può vedere, che è il cuore. Dio guarda quello ed è l'unica cosa che giudica della nostra vita.
Vi ricordate quando il profeta Samuele viene mandato a Betlemme per ungere il nuovo re di Israele, perché Saul è andato in disgrazia, no? E va a casa di Jesse per cercare questo nuovo re di Israele. Quando il profeta entra in casa e incontra il figlio maggiore di Jesse, e vede questo ragazzo alto, possente, bello, dice: Signore, sicuramente io mi trovo davanti al nuovo re di Israele. E Dio dice a Samuele: no, Samuele, l'uomo guarda l'apparenza, io non guardo l'apparenza, io guardo il cuore. Tra tutti i figli di Jesse, Dio va a scegliere Davide. E Davide, che noi definiamo il santo re Davide, non era uno stinco di santo. Davide ha combinato dei guai nella vita, terribili, e si è macchiato anche di cose bruttissime. Però io vi posso assicurare che quest'uomo, che è anche molto sbagliato nella propria vita, ha sempre usato il cuore, anche quando ha sbagliato. Quando fa uccidere il suo amico per prendersi la moglie, che è una cosa terribile che fa Davide, e il profeta Nathan lo smaschera in questo delitto, Davide non trova scuse, immediatamente chiede perdono. Non è doppio, non è ipocrita, è un uomo a cui funziona il cuore, anche quando la propria umanità si va a fare benedire, perché anche lui ha i suoi peccati, le sue dipendenze, i suoi problemi. A Davide funziona il cuore. Sapete perché vi sto dicendo questo? Perché per quanto noi possiamo edulcorare l'immagine di Francesco, gli storici dicono che non aveva niente di bello Francesco. Non era bello da vedersi. Non aveva niente di speciale. È il cuore di Francesco la parte più speciale di lui. Volete un esempio contemporaneo? Umanamente parlando, noi possiamo dire che Madre Teresa di Calcutta è bella, ma no, è una povera vecchina con delle rughe, piegata su se stessa, ma che cosa c'ha di bello? Ma sprigionava o no bellezza questa donna? Ma la bellezza di questa donna supera tutte le bellezze di questo mondo, perché ciò che funzionava dentro quella donna era questo, era il cuore. Noi siamo preoccupati delle nostre apparenze e non ci curiamo del cuore, non ci curiamo della nostra anima, non ci curiamo di quello che ci portiamo dentro, della nostra interiorità. Non capiamo, ad esempio, che se c'è una cosa che dovremmo fare nella vita è curarci di non peccare più, perché il peccato è ciò che oscura il cuore, è ciò che fa ammalare il cuore, è ciò che non permette al cuore di splendere, è ciò che non permette al cuore di amare. Questo è il peccato. Noi difendiamo la nostra immagine ideale e non ci dedichiamo al cuore. Gli umili sono quelli che invece lavorano solo nel loro cuore, purificano il proprio cuore, rendono bella la propria anima. Guardate che abbiamo dato due definizioni di umiltà molto importanti: la pazienza di essere se stessi. L'umile è colui che ha cura del cuore. Terza caratteristica dell'umiltà, perché fino adesso abbiamo parlato dell'umiltà parlando di noi. Gesù era umile, ma l'umiltà di Gesù si manifesta in una cosa che si chiama compassione. Gesù era compassionevole, cioè la vita delle persone che incrociava lo feriva, lo interessava, non era indifferente agli altri. La prova che il cuore di Gesù era un cuore che funzionava sta nel fatto che non ha mai usato indifferenza nei confronti delle persone che ha incontrato. Ha sempre beneficato, rivolto parole, liberato, anche quando ha rimproverato, l'ha rimproverato per amore. Questo era Gesù.
Il segreto di Gesù è che Gesù ha un cuore di carne. Il contrario del cuore di carne, sapete qual è? Il cuore di pietra. Perché noi abbiamo un cuore di pietra? Perché siamo cattivi? A volte noi abbiamo un cuore di pietra perché abbiamo sofferto male nella vita e ci siamo induriti. Ma torniamo ad essere umili quando torniamo ad avere un cuore di carne. Il brutto, lo sapete qual è? Che se tu hai un cuore di carne puoi essere ferito. Se hai un cuore di pietra, no. Ma Gesù aveva un cuore di carne, non aveva un cuore di pietra. Francesco aveva un cuore di carne, non aveva un cuore di pietra. È molto bello che Gesù, per spiegare nel Vangelo a uno scriba, un dottore della legge che lo mette alla prova, no? Gli dice: ma spiegami un po', tu che parli del prossimo, chi è? Chi dovrebbe essere il mio prossimo? Davanti a questa domanda Gesù racconta la famosissima parabola del buon samaritano. E voi sapete che la grande differenza di questo straniero, di questo samaritano buono della parabola, sta in un dettaglio che cambia tutta la storia. Perché anche il sacerdote e il levita passano per quella strada. Tutti e tre, il sacerdote, il levita e il samaritano, vedono quell'uomo. Ma solo uno ne prova compassione. Solo uno, ed è il samaritano. Questa è la differenza. Allora, gli umili sono quelli che si lasciano ferire dalla storia delle persone che incontrano. E guardate che ho usato la parola ferire perché l'atteggiamento che dovremmo avere nei confronti del prossimo non è quello dei chirurghi con i guanti bianchi, ma di persone che, se vogliono mettere in pratica il Vangelo ci dice questo: ridi con chi ride e piangi con chi piange. Il dolore e la gioia delle persone che incontriamo dovrebbero diventare il dolore e la gioia nostra. Perché possiamo dire di Francesco che è un fratello universale? Perché chiunque ha incontrato quest'uomo ha incontrato anche la compassione di quest'uomo. Allora l'umiltà è avere la pazienza di essere se stessi. L'umiltà è curare il nostro cuore, non la nostra apparenza. L'umiltà è usare compassione. Francesco usa un'ultima parola. Dice che bisogna seguire il Santo Vangelo. Che cosa significa seguire il Santo Vangelo? Significa sapere che il Vangelo per noi è l'unico vero specchio su cui noi dovremmo verificare la nostra vita. Chi ha il Vangelo come regola capisce che quando io dico io sto amando, la domanda è: tu stai amando come Cristo? Perché si può amare in tanti modi, ma solo un modo salva, la maniera di amare Cristo. Io sto vivendo, in che modo stai vivendo? Anche il ricco Epulone vive, e vive con delle priorità. E quali sono le priorità del ricco Epulone? Mangiare, divertirsi, stare a tavola, ignorare Lazzaro sotto il tavolo, è un modo di vivere, ma è il modo giusto? Gesù ci racconta quella storia per dirci come stai vivendo. Chi sei tu? Uno che è a tavola e non vede nessuno? O quella fastidiosissima parabola che Gesù racconta, perché quanto è bello quando Gesù nelle storie fa la differenza tra i vignaioli bravi e i vignaioli cattivi. Subito sappiamo dove schierarci, in quelli buoni e non in quelli cattivi. Ma quando ci racconta la storia di un uomo buono, che lavora, che si sveglia la mattina, che va nei campi, che suda e che il suo raccolto va benissimo e che nella sua testa fa un ragionamento, ma così lineare, dice: ho avuto fortuna, ho raccolto tanto grano, non ho spazio dove mettere questo grano, farò una cosa, demolirò
i depositi e ne farò di più grandi. E quest'uomo ha il tempo e la forza di allargare i propri granai e di riempirli fino all'orlo. È un uomo buono, è un uomo onesto, non ha rubato quel grano, non l'ha rubato a qualcuno, se l'è sudato quel grano. E che cosa succede alla fine di quella storia? Che dopo che ha riempito i granai fa una preghiera, non a Dio, a se stesso: anima mia, ora godi tutto questo, goditi la pensione. E la risposta che dà Gesù in quella parabola è terribile. Allora Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la vita, e tutti i sacrifici che hai fatto, tutto quello che hai accumulato, a che servito? Di chi sarà? Allora voi capite che noi possiamo cadere nella trappola di vivere una vita onesta, ma di una vita egoistica. Chi è che smaschera il nostro egoismo onesto? Il Vangelo. Che cos'è che smaschera il nostro amore possessivo? Il Vangelo. Quante volte noi chiamiamo amore la possessività con cui noi vorremmo tenere bloccate le persone dentro la nostra vita? Quello non è amore. L'amore è amore quando dona, non quando prende. Un padre e una madre che non mollano la presa del figlio non devono chiamare quello amore. È possesso quello, non è amore. Perché l'amore spinge, dà spazio, rende le persone libere, fa camminare le persone con le proprie gambe. Francesco, mettendo al centro il Vangelo, non ci sta dicendo in maniera devota, leggetevi dei brani della vita di Gesù. Sta dicendo: qui c'è lo specchio della nostra vita, così come noi dovremmo vivere. Io soffro, c'è un modo cristiano di soffrire, perché si può soffrire anche come il ladrone che sulla croce si ribella alla sofferenza. E si ribella con delle motivazioni, mi dispiace dirlo, perché tante volte noi leggiamo quelle storie e subito diciamo: ah, quanto è bravo il buon ladrone che dice a Gesù: ricordati di me. E Gesù risponde a quest'uomo: oggi stesso entrerai in paradiso. Poi uno dei must di noi predicatori è dire: avete visto? Questo è un ladro, ed è stato ladro fino alla fine, si è rubato il cielo. Ma pochi riflettono sulle parole di quell'altro ladrone che fa questo discorso. Sentite un po': se veramente sei il figlio di Dio, perché stiamo in croce? Perché non scendi e mi salvi e ti salvi? Se veramente sei Dio, perché soffro? Ma non le facciamo noi queste preghiere, ditemi. Se Dio è nostro Padre, perché ci troviamo in certe situazioni? Perché Dio non interviene? Perché non salva la vita di quella persona? Perché non blocca le guerre? Perché non mette un argine al dolore innocente? Ah, non è più antipatico questo cattivo ladrone. Eppure quest'uomo ribellato alla sofferenza. Perché noi pensiamo che per vivere la sofferenza dobbiamo capirla. Se capiamo la sofferenza, allora la sappiamo vivere. La sofferenza a volte è incomprensibile, non ha delle spiegazioni. Fratelli, ci sono cose nella vita inspiegabili, anche se noi tentiamo di metterci la teologia, di dire: ma Dio ha dei progetti. A noi appaiono come cose assurde. Un bambino che muore è una cosa insopportabile per la nostra testa, giustamente. Paolo chiama questa roba qui scandalo. Allora c'è un unico modo di vivere una cosa che non capisci: fidarti, abbandonarti. Perché finché non ti abbandoni, quella cosa ti ammazza. Se ti abbandoni, misteriosamente Dio agisce in quel buio, in quell'assurdità, in quello scandalo, in quella croce. Ora, chi ci insegna questo? Il Vangelo. Allora, tutto quello che ci siamo detti fino adesso
perché altrimenti noi stiamo celebrando qualcosa che ha 800 anni e che quindi c'è una distanza siderale tra noi e queste parole e questa proposta e questa lotta che è diventata un testo fondativo forse per qualcuno, dei frati, per qualcuno che vive la spiritualità francescana. Sì, ma che cosa c'entra con la nostra vita? E c'entra tantissimo. Dopo 800 anni, noi possiamo dire, noi tutti, qualunque vita stiamo vivendo, ovunque ci troviamo, qualunque sia la condizione della nostra vita, possiamo dire che oggi noi non abbiamo bisogno di una chiesa, non abbiamo bisogno cioè di un circuito di rapporti che ci salvino la vita, no. Abbiamo bisogno di questa regola, è la regola di stare in delle relazioni che ci salvano la vita, abbiamo bisogno della Chiesa. Dopo 800 anni, ormai abbiamo un benessere nella nostra società, specialmente nell'Occidente, parlare di povertà alla maniera di Francesco forse è un po' fuori luogo, fuori tempo, ma guardate che tutta l'infelicità contemporanea viene dal fatto che noi viviamo come dei disperati da soli, cercando di salvarci da soli. Non abbiamo tutti bisogno di imparare di nuovo la povertà, che è fidarsi di qualcuno che ha cura di te e smettere di salvarti da solo. Dopo 800 anni c'è ancora spazio per l'umiltà? C'è ancora spazio nel dire che dobbiamo, dopo che abbiamo due secoli di psicanalisi, psicoterapie e tutto quello che volete, che sono degli strumenti a volte molto utili e a volte anche che non ci salvano la vita. Dopo tutto questo, abbiamo sì o no bisogno di qualcuno che ci dica, guarda che tu sei un capolavoro come sei. La pazienza di essere te stesso. Dopo 800 anni abbiamo bisogno che qualcuno ci dica che la vita vale più del vestito e che il cuore vale di più della maschera. Dopo 800 anni abbiamo bisogno ancora di avere un cuore di carne, compassionevole, o possiamo fare a meno di voler bene a qualcuno? Dopo 800 anni abbiamo bisogno ancora del Vangelo, o il Vangelo è una cosa di qualcuno, qualcosa del passato, qualche frasetta che ci emoziona, o il grande specchio che ci insegna a vivere la nostra vita? Francesco non smetterà mai di essere attuale, perché Francesco non ha parlato a una storia, ha parlato all'uomo di sempre. Quello che è accaduto nella vita di quest'uomo sarà sempre a noi contemporaneo, perché Francesco ha ripetuto con la sua vita la contemporaneità di Cristo. È uno dei complimenti più belli che noi facciamo a lui. Francesco è l'alter Christus. Ma non dovrebbe essere qualcosa che si dovrebbe dire di ciascuno di noi? Vorrei concludere con lo stesso stupore con cui Gesù mette a KO uno dei suoi discepoli, che gli fa una domanda forse essenziale, una domanda che anche io avrei voluto fare a Gesù. Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù dice, ma da tanto tempo sono con te, con voi, e tu ancora non hai capito niente. Dice Gesù, chi vede me, vede il Padre. Non se n'era accorto. Chi aveva davanti a sé l'essenziale, non se n'era accorto. Chi vede me, vede il Padre. Non potremmo dire la stessa cosa di Francesco. Francesco, mostraci Gesù e ci basta. Francesco può dire tranquillamente, chi vede me, vede Gesù. Ma ora, cari fratelli, ognuno di noi, quando il mondo dice a noi cristiani, oh cristiani, mostratemi il vostro Dio, mostratemi Gesù e vi crederemo, possiamo dire al mondo, chi vede noi vede Gesù? Questa è la santità.
e poter dire al mondo: chi vede noi vede Gesù. E per essere credibili in questa nostra affermazione bisogna vivere come Francesco, essere se stessi, lasciarsi amare, fidarsi del Signore e continuare a seguire quella grande strada che ci ha lasciato il Signore, che è il Santo Vangelo. Grazie.